Tra dannazione e speranza. Nell'anno del giubileo ecco il ciclo pittorico di Maria Luisa de Romans. Questo mio lavoro è diventato assai più che dipingere, è una chiamata dello Spirito Santo. È stata un'esperienza totale, artistica, umana, etica e religiosa. Così Maria Luisa de Romans ha commentato la sua lettura pittorica dell'Apocalisse di San Giovanni, una interpretazione sentita, sofferta e di grande suggestione, alla quale a Venezia è dedicata una bella mostra nella chiesa di San Stae sul Canal Grande. La mostra, organizzata da Arte Communication con il patrocinio della Curia Patriarcale, del Comune e della Regione Veneto, espone sino al 9 luglio dipinti e bozzetti preparatori ispirati al testo biblico. Ma fulcro della rassegna sono due grandi tele di 32 metri quadrati ciascuna, intitolate Dall'Abisso e l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. La prima rappresenta l'abisso, il fuoco, il terrore e la dannazione, mentre la seconda esalta la figura di Cristo nella sua gloria. Perché l'Apocalisse, sottolinea il curatore della mostra Paolo De Grandis, è soprattutto un messaggio di speranza. Nelle tele della De Romans, sì, c'è la tenebra, c'è la sofferenza, ma c'è anche una luce di speranza, perché è la stessa Apocalisse che è un messaggio di speranza. È per questo che abbiamo voluto organizzare questa mostra a Venezia nell'anno del Giubileo. Automobilismo, dopo appena due gare...